Eccoci qua e benvenuti a tutti in questa nuova rubrica che si chiama Punti di Equilibrio. Con me abbiamo Gualtiero Conti, che è osteopata e fisioterapista. Ciao Gualtiero, benvenuto. Ciao Alicia, buongiorno a tutti. Eccoci con te, andremo a parlare principalmente in queste puntate di osteopatia. Però visto che anche tu sei anche fisioterapista e adesso ti faccio un po' presentare, vorrei chiederti come prima cosa chi sei, cosa fai e poi spiegarci, visto che sei entrambe le cose, fisioterapista ed anche osteopata, che differenza c'è tra la fisioterapia e l'osteopatia. Perfetto, allora appunto come hai introdotto benissimo, io sono sia fisioterapista che osteopata, sono concluso prima la mia laurea in fisioterapia e successivamente ho proceduto con gli studi di osteopatia. L'osteopatia è una disciplina terapeutica manuale che è stata sviluppata più o meno all'incirca verso la fine del XIX secolo da un medico, Andrew Taylor Steele, che persuaso dalla medicina del suo tempo mise le fondamenta di quello che è veramente il pensiero osteopatico, mettendo in relazione le capacità intrinseche del corpo umano di autoguarirsi con la relazione tra la struttura corporea e la propria funzione, e considerando il corpo come un'unità, un tutto. L'osteopatia si avvale di tante tecniche manuali, non utilizza macchinari o terapie fisiche, e tutte queste tecniche vengono utilizzate per ottimizzare le capacità di autoguarigione del corpo e portare verso quello che viene considerato l'equilibrio di tutti i sistemi corporei, quindi il sistema muscolo-scheletrico, il sistema nervoso, il sistema endocrino anche, verso quello che appunto abbiamo definito come equilibrio e che comunemente invece noi consideriamo salute. Per quanto riguarda le differenze con la fisioterapia, le differenze, oltre a essere nel campo di applicazione, sussistono anche differenze di formazione. Dobbiamo anticipare che la fisioterapia è una professione sanitaria primaria a tutti gli effetti, normata dal MIUR, e deve essere concluso un percorso di studio universitario nella facoltà di medicina. I professionisti sono organizzati attraverso l'Albo Nazionale dei Fisioterapisti, come tutte le figure sanitarie, mentre invece l'osteopatia prevede un percorso differente, il percorso di 5-6 anni, dipende dalle scuole, anch'esso è normato da un registro degli osteopati italiano, e il superamento di un esame comune alla fine di questo piano di studi, chiamato DO, certifica o meno il percorso di studi che viene posto. L'ingresso alla scuola non necessita comunque di un background sanitario, sebbene recentemente si stia cercando comunque di farla rientrare all'interno di quelle che sono le professioni sanitarie ausiliarie, grazie al decreto Lorenzin del 2017. Nonostante appunto ci siano delle differenze ben definite tra quella che è la fisioterapia e l'osteopatia, molto spesso si aiutano molto tra di loro all'interno dei vari percorsi. La figura della fisioterapista si fonda molto sui concetti di malformazione, disabilità o handicap, che possono comunque essere momentanei o permanenti. Il fisioterapista lavora sul paziente a seguito di una patologia che possa essere di natura ortopedica, faccio un esempio, una frattura, una distorsione articolare, piuttosto che neurologica, a seguito di un ictus, patologie del sistema nervoso centrale come la sclerosi multipla, oppure cardiorespiratoria, l'esempio più recente che abbiamo, pazienti ospedalizzati con sindromi di allettamento post-Covid. L'obiettivo è quello di ristabilitare appunto quella funzione che è stata persa, che sia momentanea o che sia recuperabile al 100% piuttosto che non al 100%, vengono elaborati degli stratagemmi insieme al paziente per vicariare questa funzione mancante. L'osteopatia invece è un'altra cosa, sono due professioni ben definite e distanti in parte tra loro. È errato pensare che l'osteopatia curi esclusivamente il mal di schiena, piuttosto che un mal di testa o un dolore alla spalla. Parliamoci chiaro,
si trattano, non sono persone che stanno sempre bene, quelle che vanno dall'osteopata, ma è più corretto dire che si vada appunto alla ricerca di questi processi di autoguarigione. L'osteopata non è una cura, ma sono dei trattamenti che ti aiutano a migliorare la tua situazione. Esatto, è abbastanza improprio dire che l'osteopatia cura una patologia. L'osteopatia cerca di vedere la persona nel suo insieme e per fortuna, diciamo, noi abbiamo la medicina tradizionale che ci aiuta a curare le patologie ed è dal medico che bisogna andare quando si ha una patologia, sicuramente non dall'osteopata. L'osteopatia appunto ricerca la salute della persona andando a individuare e a cercare di modificare quella che viene considerata disfunzione somatica. La disfunzione somatica può essere una qualsiasi struttura del corpo, può essere associata a qualsiasi parte del corpo, un muscolo, un'articolazione, un legamento, anche solamente uno sbilanciamento del sistema nervoso può essere considerato disfunzione somatica. Quello sta alla base di tutto il processo di malattia della persona. L'obiettivo appunto attraverso l'osteopatia è quello di andare a individuarlo, ritrovare l'equilibrio non solamente di quella zona ma anche delle zone adiacenti, anche perché molto spesso una problematica riferita non è la sede del problema, a volte il problema si trova da tutt'altra parte. Tant'è vero che appunto il primo trattamento nella storia dell'osteopatia fatto appunto da questo medico dottor Steel è stato su un bambino con problematiche di diarrea, in quanto scoprendo una differenza di temperatura tra l'addome e la zona lombare ha ricondotto un collegamento che si chiama viscero-somatico, mobilizzando la colonna lombare è andato a ristabilire un equilibrio di temperature nella parte addominale del bambino, di conseguenza aiutandolo. La stessa cosa può succedere magari anche nell'adulto che ha un dolore, per dire, alla spalla e viene trattato in un altro punto del corpo? Certamente, a maggior ragione la spalla. Poi la spalla è un argomento molto a sé stante in quanto è un'articolazione estremamente complessa e è in grado di adattarsi a qualsiasi situazione fino a che appunto non si possa arrivare a quel punto di rottura, a quel punto di disequilibrio che la persona non è più in grado di controllare. Ascolta, a chi può essere rivolta? Nel senso, può essere rivolta all'osteopatia a fasce di qualsiasi età, visto che hai nominato i bambini, oppure c'è uno stretto cerchio di persone sulle quali è meglio lavorare? No, assolutamente, l'osteopatia è indicata a tutte le età. Si trattano dai bambini nati anche da poche ore fino alle persone adulte, agli anziani. È chiaro che in sede di valutazione con il paziente bisogna anche andare a indagare se quel problema è di pertinenza osteopatica o se è di pertinenza medica e di conseguenza essere in grado di indirizzarli verso il processo di cura migliore per la persona. Poi è chiaro che anche, perdonami, vai. Si consiglia una seduta osteopatica anche a chi gode di ottima salute, non bisogna per forza essere malati per andare dall'osteopata. Faccio un esempio, uno sportivo che vuole migliorare un proprio gesto oppure la propria performance, piuttosto che persone che in un determinato momento della propria vita o durante il corso di un anno lavorativo particolarmente stressante siano soggette a questi forti stress e non si sentano al proprio 100%. Persone con problematiche anche di dolore cronico molto spesso ci viene incontro l'osteopatia appunto perché va a aiutare, va a sostenere la salute, non va a curare la salute, va solamente a sostenerla, quindi persone con cure molto lunghe, farmacologicamente parlando, possono giovare dell'aiuto dell'osteopata. Quindi diciamo che un po' tutte le parti del corpo possono essere trattate con l'osteopatia. Giusto? Assolutamente, con chiaramente i limiti all'interno del quale il disciplinare ci regola, però assolutamente sì. Bene, io direi che poi chi seguirà la nostra rubrica Punti di Equilibrio, man mano andremo a sviscerare le varie problematiche che si possono presentare. Quindi volentieri. Puntata in puntata andremo a vedere le problematiche
più generiche o forse più comuni che possono presentarsi e via via con te andremo a sviscerarle. Quindi io ti ringrazio per questa prima introduzione e ti do un nuovo appuntamento la prossima settimana per sviscerare un nuovo argomento. Grazie. Benissimo. A presto. A presto. Buona giornata. Ciao. Ciao.